libreria a segno nasce nel 1978, quindi stiamo per compiere tra un po' i 30 anni, che è già un bel traguardo. Diciamo che siamo nati nell'ultima fase in cui si può parlare veramente di vere librerie e veri librai. Libreria a segno è nata un po' perché già esisteva una libreria che aveva bisogno di essere rilevata, si chiamava Grillo Parlante, era una libreria che stava per chiudere. Diciamo che è stato un po' un atto di simpatia verso qualcosa che tutto sommato era bello ed era un peccato far morire, e quindi l'abbiamo preso in mano noi. Io credo che anche a Pordenone ci sia comunque uno zoccolo costituito dai forti lettori, che sono lettori intelligenti, lettori preparati, lettori con i quali è anche molto piacevole lavorare. Però poi abbiamo un pubblico molto variegato, un pubblico che pone ogni giorno i problemi più diversi e con i quali è anche bello cimentarsi e dei quali è bello anche parlare. Citavo prima i lettori forti, che sono ovviamente il lettore ideale per uno che ama il libro, che ama il mestiere di libraio, perché con loro ti confronti, con loro puoi parlare, con loro puoi scambiare suggerimenti sia in andata che in ritorno, e quindi con loro c'è una crescita anche reciproca. Ovviamente questo è il lettore ideale, però non vorrei che la cosa sembrasse troppo aristocratica, anche troppo selettiva, perché è una cosa a cui io tengo dentro la nostra libreria, e prestare comunque sempre la massima attenzione a qualsiasi persona entri. Quindi il forte lettore debita la dovuta attenzione, ma anche il lettore che viene a prendere un libro all'anno per noi è importante, per noi ha diritto ad avere tutte le informazioni, gli scambi possibili, con la speranza che magari piano piano diventi un lettore più forte, magari anche molto forte. Noi nel 78 siamo nati in una superficie di 50 metri quadrati. Oggi, se parliamo della nostra sede principale, che è quella che c'è qui in Piazza del Cristo, noi abbiamo circa 350 metri quadrati. Abbiamo aperto una prima filiale, succursale, non so come la dobbiamo definire, per noi è una nostra libreria sorella, a Portoguaro, poi ne abbiamo aperto una a Sacile, poi abbiamo operato degli ampliamenti qui in Piazza del Cristo fino ad arrivare ad aprire una seconda libreria a Pordenone in via Operna. Per cui noi abbiamo una sede dove prevale il materiale professionale, da giuridico al fiscale e così via, legato un po' al settore scientifico, e quella lavora in maniera autonoma. Abbiamo una sede dove invece c'è una forte presenza di libri per ragazzi legati alla didattica, alla pedagogia, poi vabbè, c'è un po' di manualistica, ma diciamo che lì proprio lo scopo primario è quello di favorire la frequentazione dei bambini e dei ragazzi. Poi c'è la sede da cui stiamo parlando, che invece è quella che contiene un po' tutta la parte umanistica e tutto il resto del materiale. Puntiamo su una presenza molto alta di titoli, per cui anziché avere grande quantità di un titolo preferiamo avere un numero molto forte di titoli presenti. Credo che in questo momento possiamo contare circa un 60.000 titoli, ripeto titoli, non libri, e anche nel settore per ragazzi credo che la varietà sia molto forte. Il settore per ragazzi, Flavio, è molto bello perché oggi la proposta è variegatissima, ci sono libri di tutti i generi e ognuno, se vuole, può trovare qualcosa che gli piace e favorisca questo suo accostamento alla lettura. Noi qui un po' tutti abbiamo le nostre specializzazioni, questo ci permette quindi di favorire la qualità delle risposte e il servizio dato ai clienti. Noi abbiamo sempre puntato sul servizio, quindi sulla dare notizie, dare consulenza in maniera precisa e reperire i libri in modo veloce e in modo preciso, cioè essere preparati a dare così delle risposte e muoversi, perché noi facciamo un sacco di giri per andare a prendere i libri, muoversi per avere i libri nel tempo più veloce possibile. Io credo che la libreria, come qualsiasi altra realtà, ma la libreria in particolare, debba favorire l'incontro tra culture diverse, tra ideologie diverse. Poi io ho la mia, mi confronto con la mia, comunque il rapporto con un libro, se uno ci prova, è una cosa che arricchisce e poi non ti fa più smettere, se tu cominci non smetti. Determina un processo di crescita, uno stare nella società in maniera più critica, in maniera più forte, insomma, per cui è detto da un libraio, quindi ovviamente se può sembrare non disinteressato, però posso dire tranquillamente che se non fossi diventato libraio sarei sicuramente un grande lettore.